9 cose che non dovremmo tenere in camera da letto. Sapevate che ci sono alcuni oggetti che è meglio non tenere in camera da letto? Ebbene sì, esistono alcuni limiti che non sempre rispettiamo. Leggete attentamente la seguente lista di cose da evitare di tenere nella stanza in cui dormite. L'armonia di una stanza e persino di una casa si costruisce attraverso la cura dei dettagli. Molti di questi passano inosservati alla maggior parte di noi, ma può darsi che stiamo silenziosamente subendo le conseguenze negative di quei dettagli decorativi. Per avere una camera da letto in cui sentirci a nostro agio, e cosa fondamentale in cui possiamo riposare bene, è necessario mettere in pratica alcuni principi. La maggior parte di questi si riferiscono all'impatto di questi elementi sulla nostra energia, e sulla nostra percezione mentale. Nove cose che non dovremmo avere in camera da letto. 1. I fiori. Molte persone hanno l'abitudine di tenere fiori in ogni angolo di casa. Tuttavia, non è una buona scelta tenerli nella stanza da letto. Niente a che vedere con la credenza secondo cui ci rubano l'ossigeno durante la notte. Si tratta piuttosto di una questione di energia. Secondo gli esperti del Feng Shui, i fiori stimolano infedeltà e tradimento, in quanto rappresentano amori o affairs. Per questo motivo potrebbero attrarre questo tipo di inconvenienti coniugali. Gli esperti raccomandano di non tenerli in camera da letto anche perché, essendo questa stanza di solito non abbastanza illuminata, i fiori potrebbero morire facilmente. Inoltre, le piante possono accumulare polvere, il che sarebbe dannoso per i soggetti allergici. Però, come noblesse oblige, è d'obbligo segnalare anche gli aspetti positivi che portano i fiori, nel caso in cui decidiate di tenerli. Le piante aiutano a regolare la temperatura in casa, riducono i rumori, e hanno effetti rilassanti. Due. Colori troppo accesi. L'arancione, il rosso e il giallo rappresentano l'energia del fuoco, in chiara contrapposizione con il riposo, che cerchiamo di trovare in camera da letto. Per quanto possano avere effetti positivi sulla passione, stimolano anche sentimenti come la gelosia o la sfiducia. Si raccomandano piuttosto colori come caffè, cioccolato o ocra. 3. Televisori o connessioni wifi. Guardare la TV a letto è senza dubbio un piacere un po' per tutti noi. Tuttavia, non è una scelta saggia per la stanza da letto. Sia questi apparecchi che i dispositivi senza fili come il wifi emettono radiazioni che attentano al nostro sonno ristoratore.
un modo per contrastare gli effetti di questi apparecchi, nel caso in cui non possiate eliminarli dalla stanza, è mettere in camera del quarzo fumé. Si tratta di un tipo di carbone, o una pianta, che ha il potere di assorbire le onde elettromagnetiche. Un armadio disordinato anche se chiudete la porta per non vedere, un armadio molto disordinato è una delle cose da evitare in camera nostra. Le cose che occupano spazio, ostacolano l'accesso di nuova energia. Inoltre, questa decisione di eliminare tutto ciò che non serve, si proietta sulla nostra vita al momento in cui iniziamo a disfarci delle cose materiali. Gli specchi. Andiamo a vedere una delle raccomandazioni principali del Feng Shui riguardo la nostra camera da letto. Gli specchi sono elementi che riflettono energia. Di conseguenza, durante la notte, questa energia passerà dal nostro corpo allo specchio e viceversa. Una buona soluzione nel caso in cui ci sia uno specchio in camera, è cambiare stanza in cui sistemare questo oggetto. Un'altra un po' meno radicale consiste nel girare lo specchio o nello spostarlo dalla sua posizione all'interno della stanza per far sì che non rifletta energia mentre dormiamo. Scrivanie con documenti è un caso simile a quello dell'armadio, con la differenza che la scrivania la vedrete tutto il tempo. Cercate di non lasciare i documenti accatastati sullo scrittoio, se ne avete uno in camera vostra. Questa abitudine, oltre a rendere disordinato lo spazio, vi darà anche una sensazione di disorganizzazione, e di compiti non conclusi. Inconsciamente, la vostra mente rifletterà questo disordine sulla vostra vita quotidiana, anche quando nemmeno ricordate di avere una pila di documenti in camera vostra. Ventilatori da soffitto. Gli specialisti del Feng Shui affermano che un ventilatore al soffitto in costante movimento fa sì che il chi si ridistribuisca in modo permanente. Ciò impedisce un sonno tranquillo durante la notte. La migliore soluzione, secondo il Feng Shui, è avere un condizionatore o usare ventilatori a colonna, che si possono spostare da una stanza all'altra. Oggetti sotto il letto. Molte persone sono abituate a conservare scatole o altri oggetti sotto al letto. Sappiate che è una cattiva abitudine. Senza dubbio, questa è una di quelle cose da evitare di fare in camera nostra. Conservare oggetti sotto al letto ruba energia, blocca la circolazione, e rende impossibile la comparsa di nuove opportunità nella nostra vita. Ha un effetto negativo anche se si tratta di una camera matrimoniale. Oltre ad evitare di conservare oggetti sotto al letto, questo deve trovarsi sospeso ad almeno 5 cm dal pavimento.
Infatti questo contribuisce ad accrescere la sensazione di potere di chi dorme su questo letto. Nove. Oggetti da lavoro o sportivi. Va molto bene tenere in casa una chiclette o un'ellittica, ma per nessun motivo deve trovarsi in camera vostra. Queste rappresentano una distrazione, consumano il pensiero, e canalizzano le energie verso obiettivi che non hanno nulla a che fare con il relax e il riposo. Seguendo questi consigli, migliorerete il vostro spazio personale e, di conseguenza, la qualità del vostro riposo. Noterete i risultati giorno dopo giorno sul rendimento lavorativo, sul vostro spirito e nelle relazioni interpersonali. Se ancora avete o fate una di queste cose in casa vostra, dovete evitare che abbiano luogo o che siano posizionate in camera da letto. Non perdete tempo e disfatevi di queste cose.